Il titolo Follow the Money vuole essere intanto una restituzione alla dignità e dell'operato di questo grande poliziotto, Giorgio Boris Giuliano, ucciso per mano mafiosa dalla mano vigliacca di Leoluca Bargarella il 21 luglio del 1979. La sua figura è sicuramente importante perché è una figura che anticipa i tempi, una figura moderna, un poliziotto moderno, un cittadino del mondo, parlava l'inglese, aveva cognizione e conoscenze innovative, aveva frequentato la scuola di quantico ed era stato contattato, aveva contatti con l'FBI americana, quindi le sue conoscenze e anche le sue capacità investigative sicuramente andavano oltre quello che in quel momento ovviamente la nostra società civile e politica poteva offrirci. Chi lo ha conosciuto ne parla come un funzionario di polizia galantuomo. Sì, sicuramente. Lui viene ricordato, questo dobbiamo assolutamente ricordarlo, viene ricordato il giorno dei suoi funerali dalla cittadinanza intera, dal quartiere di Ballarò, il quale si presenta ai suoi funerali con uno striscione. Eravamo tutti amici di Boris, era un uomo prima che un poliziotto e sicuramente l'innovazione delle sue attività era anche questa, la prossimità alla cittadinanza e quindi la vicinanza. Invece come nasce l'iniziativa di un testo così impegnativo e soprattutto quali sono le fonti? Il testo nasce intanto costola o approfondimento, vogliamo dire, da un lavoro nato in precedenza nel 2009, Sopralluoghi per un film su un poliziotto ucciso, racconta, è un film documentario realizzato appunto nel 2009 in occasione del 30° anniversario del suo assassinio ed è un documentario, racconta le testimonianze di suoi colleghi, suoi amici, parenti, chi lo ha conosciuto o chi si è occupato a vario titolo del suo assassinio, della sua morte e delle sue indagini a seguire. Un racconto lungo appunto la sua vita e che viene presentato come corona e come tassello che si unisce ai tanti tasselli per cercare di ricostruire il filo del discorso che porti a una soluzione. La chiave di tutto il libro? La chiave di tutto il libro è la leggerezza, secondo me, perché Giorgio Boris Giuliano, nonostante la pesantezza degli argomenti e la vita difficile che conduceva, viene ricordato da tutti come una persona leggera, il suo modo di camminare e di muoversi in procura viene ricordato da molti procuratori e magistrati che se lo ricordano e quindi la leggerezza con i figli, nella sua famiglia e la leggerezza con la gente disperata che incontrava, che cercava comunque sempre di aiutare prima che giudicare.